Se ti trovi a Düsseldorf durante il campionato europeo, allora sei nel posto giusto, perché ti darò qualche consiglio su cosa puoi fare qui oltre a guardare il calcio. E resta fino alla fine per un consiglio bonus che ti aiuterà a risparmiare un sacco di soldi. In questo momento mi trovo nel giardino giapponese e Düsseldorf è nota per ospitare la più grande comunità giapponese al di fuori del Giappone. Questo giardino è stato un regalo della comunità giapponese alla città e vi invita a immergervi nell'arte tradizionale giapponese dei giardini. Con i suoi numerosi alberi di ciliegio in fiore, stagni e ponti, il giardino offre un fantastico rifugio. Gran parte della cultura giapponese sta nella sua cucina e puoi gustarla al meglio qui, all'Immermannstrasse. Ci sono già persone in coda dietro di me. Secondo me è qui che troverai il miglior sushi di tutta la Germania, quindi vale sicuramente la pena aspettare. Ciao! Non dimenticare di visitare anche il Medienhafen, che ospita numerosi edifici realizzati da alcuni degli architetti più famosi. Questo posto era pieno di magazzini, il che è tipico di un porto sul Reno. Ma oggi ospita edifici di architetti come Frank Gehry, David Chipperfield o Claude Vasconi. È un ottimo posto per scattare selfie, ma ormai ne ho abbastanza, quindi passiamo al consiglio successivo. Dal lungo fiume del Reno si gode di una fantastica vista sulla moderna Düsseldorf e sul centro storico. La passeggiata sul Reno è un vero gioiello. Qui puoi guardare le navi che vanno alla deriva sull'acqua, o semplicemente sederti e goderti la vista. È il posto perfetto per godersi il fascino unico della città e rilassarsi davvero. Dopo aver dato un'occhiata più da vicino alla passeggiata lungo il Reno, è il momento del nostro prossimo consiglio. Immergetevi nella vita colorata del centro storico di Düsseldorf, noto soprattutto come il bar più lungo del mondo. Durante Euro 2024, diversi bar della zona saranno sicuramente affollati. Aspetterò qui mentre preparano il mio drink, ma ci vediamo al prossimo consiglio. Se vieni in Germania come turista, il tuo cellulare si collegherà automaticamente a una rete locale, ma quale sarà dipende dal tuo attuale provider. Se sei fortunato, vedrai il nostro logo. È la migliore rete in Germania, con internet 5G automaticamente disponibile. Se così non fosse, allora ecco un altro suggerimento interessante. Durante il campionato europeo non ci sono restrizioni sui dati sulla nostra rete mobile. Quindi se vuoi vedere tutte le partite dei campionati europei e non hai voglia di stare seduto tutto il tempo in un bar sportivo, allora acquista una SIM card Magenta Mobile Prepaid M e guarda tutte le partite sul tuo telefono. Questo è il nostro regalo per te. Nice! Ecco fatto! Auguro a tutti noi un grande campionato europeo e un caloroso benvenuto a Düsseldorf.